Negli ultimi anni il Milan Club di Caltanissetta di Via Gorizia è diventato un punto di riferimento per tanti tifosi rossoneri e il direttivo, rinnovato nei giorni scorsi, mira a coinvolgere ancora più persone legate dall'amore per il calcio e per la squadra allenata attualmente da Stefano Pioli. Intenti chiari che il riconfermato presidente del Milan Club Carmelo Milazzo ha delineato nel corso dell'ultima assemblea dei soci che ha sancito la sua riconferma al vertice. Ad affiancarlo saranno il vicepresidente Rosario Giuliana, storico tifoso rossonero, il segretario tesoriere Giorgio Cantella e i componenti del direttivo Calogero Amico, Rocco Pesce, Rino Carlino, Angelo Foderà, Andrea Andolina, Marcello Dell'Aira e Giancarlo Palmeri. L'aggregazione tra i componenti del club passerà non solo da iniziative locali, ma anche dalla partecipazione alle gare casalinghe e anche alle trasferte del Milan. In varie occasioni lo striscione del Milan Club Caltanissette è apparso sulle tribune dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro e la scorsa primavera ha campeggiato pure sul palco allestito in piazza Garibaldi in occasione della vittoria dello scudetto milanista. Ai nostri microfoni il presidente del Milan Club Carmelo Milazzo e il componente del direttivo Rino Carlino. Il Milan Club nasce parecchi anni fa per volere mio, di Rosario Giuliana, il dottore Di Benedetto, Giancarlo Palmeri. Siamo riuniti e abbiamo deciso di fondare il Milan Club. Peraltro l'abbiamo fondato in un periodo dove il Milan non andava per niente bene, dove ogni partita era un'agonia. Ma essendo tifosi abbiamo sempre creduto in questa nostra iniziativa, tant'è che oggi il nostro Milan Club ha circa 70 associati. E facciamo tantissima attività, soprattutto sociale, nel vedersi le partite, quindi è un motivo anche per stare tutti insieme, e facciamo anche delle cene sociali con le famiglie, quindi è anche un motivo di coinvolgere tutti quelli che ci stanno vicino, e soprattutto è quello di andare a vedere le partite in trasferta. Abbiamo una bella realtà, ecco, voglio parlare di questo. Spero che anche dopo questo intervento vostro, della vostra televisione, ecco, che molti si avvicinino, magari per chiedere, magari per la curiosità. Poi ecco, questo è il nostro intendimento, è questo. È un ambiente sano, un ambiente amicale, lo chiamo io, però avviciniamoci e tifiamo per questa grande squadra, a prescindere dai risultati, che poi vengono i risultati e verranno.